Buongiorno a tutti e buon giovedì 14 gennaio 2021. Dio ti benedica, Dio benedica l'Italia, gloria al Signore. Anche oggi vogliamo accostarci alla parola di Dio e ricevere una parola da parte del Signore che troviamo nel Vangelo di Luca e nel Vangelo di Giovanni. Dice così la scrittura: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Gesù dice ancora: io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato. E il titolo di questa meditazione è: sforzatevi di entrare. Bip, 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 bip. Cos'è questo suono? I segnali acustici e lampeggianti segnalano ai passeggeri che la porta del convoglio della metropolitana sta per chiudersi. Questo non impedisce ad alcuni ritardatari di precipitarsi all'interno col rischio di restare intrappolati. Mi chiedo, perché tanti viaggiatori sono pronti a correre questo rischio? Anche se i convogli arrivano ogni 3 o 4 minuti? La loro determinazione ad entrare mi fa pensare a quella frase del Signore che abbiamo letto all'inizio: sforzatevi di entrare per la porta stretta. Perché sforzarsi? Non per far entrare a tutti i costi con noi quello che ci portiamo addosso. Per varcare la porta di cui parla il Signore dobbiamo fare l'opposto. Un tempo, nelle città, al calar della notte si chiudeva la porta principale per motivi di sicurezza. Se qualcuno voleva entrare, doveva passare da una porta secondaria, una porta stretta, davanti alla quale doveva lasciare tutti i propri bagagli. Lo stesso è per la porta stretta che conduce verso la vita eterna. La possiamo varcare soltanto se ci siamo scaricati di tutte le nostre pretese, della buona opinione che abbiamo di noi stessi, del nostro orgoglio e anche della nostra cupidigia. Dobbiamo andare spiritualmente alla croce sulla quale Gesù ha sacrificato la sua vita per salvarci, voi e me. Egli ci ha aperto la porta della riconciliazione con Dio. La porta stretta è anche la porta della sua misericordia. Un giorno questa porta sarà chiusa. Oggi stesso dobbiamo varcarla. Oggi dobbiamo andare a Gesù. È un invito che questo calendario ci fa in questo giorno. E vorrei tanto che tu, io, possiamo accogliere questo invito e decidere di non camminare più per la via larga, quella magari dove passano tutti, dove ci sono divertimenti, giochi, tutto quello che il mondo ci offre, diciamo, no? La porta stretta che conduce al cielo è angusta, è vero, sì, è stretta, quindi facciamo fatica a salirla, però conduce al cielo. Conduce alla salvezza dell'anima, ci porta alla presenza di Dio. Quindi noi dovremmo fare una scelta oggi. Fai conto di essere davanti un bivio. Stai camminando la tua strada, sei nel percorso della tua vita e oggi questo versetto della parola di Dio ti ha posto una scelta, ti ha posto una strada. Una strada che secondo te è secondaria, però è quella principale. Tu, verso dove vuoi andare? Vuoi continuare a prendere la strada larga, quella che percorrono centinaia e migliaia di persone? O vuoi iniziare a camminare verso questa via stretta, angusta, difficile probabilmente, ma che porta al cielo, che ti porta alla presenza del Divino Creatore, che ti porta tra le braccia del suo meraviglioso amore che ha per te? Cosa vuoi fare? Oggi puoi fare la tua scelta e iniziare una nuova vita. Lo puoi fare. Non serve chissà quali cose, non serve andare a fare viaggi o altre cose, serve solamente la tua disposizione, il tuo cuore. Quindi se questo messaggio ti ha convinto, se questo messaggio ti ha toccato, se questo messaggio ha parlato al tuo cuore, fai di questa parola una verità assoluta. Fai di questa parola la tua scelta oggi e vedrai, Dio benedirà grandemente la tua vita. Perché? Perché hai scelto la scelta migliore. Sforzatevi di entrare. Se questo video ti è piaciuto, puoi lasciare un like al video, puoi commentarlo, puoi condividerlo tra i vari social e se ti fa piacere puoi anche iscriverti al mio canale
e attivare la campanellina delle notifiche, così che ogni giorno sarai aggiornato quando pubblicherò un nuovo video. Detto questo, io ti saluto, ti auguro una buona giornata e che Dio benedica grandemente la tua vita, l'intera tua famiglia e che Dio benedica la scelta che oggi hai fatto per Lui. Shalom!